partita è cominciata con il fischio d'inizio dell'arbitro russo Schelotto. Ricchiuti, il pallone dentro. Stavo per dire dell'argentino, ma qui sono tutti argentini. Sì, infatti. Diciamo di uno di tanti argentini, esatto. Del Catania, che ormai da qualche anno ha sposato questa politica andando ad attingere a piene mani nei club del paese sudamericano. Riparte l'Udinese, primo pallone per la squadra. Berghessio, servito da Lodi. Palla ai danni di Benassia, che ha segnato contro il Cagliari il suo terzo gol in campionato. Un'altra delle rivelazioni di questa Udinese 2010-2011, il giocatore marocchino ex Clermont, club di seconda divisione in Francia. Vedi, questa è ancora più difficile come scelta, andare a prendere uno in Francia in un campionato buono ma non buonissimo, e soprattutto in seconda divisione, e vederci così bene, perché sta facendo Schelotto bene. Schelotto rischia molto sull'attacco di Armero, recupera palla l'Udinese solo per un attimo con Sanchez, poi Hiller vuole liberare il destro, riapre per Armero, palla dentro di Natale, subito di Natale, fuori gioco, ma questo è calcio spettacolo, palla a terra, fraseggio rapidissimo, adesso rivedremo la posizione di Armero, ma che bella azione, eccolo qua. Sì, c'è. Sì, netto il fuorigioco di Armero, però davvero bella l'azione dell'Udinese. Per ora rimane strozzato in gola l'urlo di Totò Di Natale per quello che sarebbe diventato il 25esimo gol stagionale. Siamo già dall'altra parte con Berghessio. E chi non si fa scattare in piedi. Suggerimenti particolari a te. Attenzione perché c'è Schelotto che spinge l'offensiva del Catania, Schelotto ancora in area di rigore, Schelotto, c'è Lodi con il sinistro, deviazione, che palla gol per il Catania, ha salvato tutto Domizzi, riparte l'Udinese, siamo dall'altra parte, attenzione a Sanchez, apre subito a destra per Isla, palla per Di Natale, il tocco dietro, a scaricare ancora per Sanchez, si è chiuso il Catania dietro, Sanchez cerca un varco, non lo trova, sbaglia anche il passaggio per Isla, siamo andati a tutta velocità da una parte all'altra, ma l'occasione del Catania è stata clamorosa, qui sbaglia l'intervento Asamoah, Schelotto, palla dentro, e poi anzi è Zapata che devia con Domizzi che era anche lui lì vicino. Lo stop era per un destro, lui è mancino, si è dovuto un pochettino, ha dovuto trovare un equilibrio che non ha poi trovato definitivamente, ha calciato debolmente e Zapata ha rimpattato la palla con il corpo, però buona azione nell'unica diciamo così situazione in cui puoi trovare Pablo Armero in deficit. La fase intanto proprio ricomincia il Catania. Zapata su Berghessio, arriva quasi a rubargli il pallone. Isla, Carboni, poi Ricchiuti, prova a prenderlo e non ci riesce Hiller, Ricchiuti dentro ancora, Berghessio sinistro! È un bellissimo Catania adesso, 21esimo minuto, sta costruendo occasioni, molto, la squadra del Ciolo Simeone. Molto, molto bene, determinata nelle situazioni difensive, poi quando riparta vedi che bella palla gli dà, forse la voleva, si è un po' lamentato Ricchiuti perché si era nuovamente poi smarcato da quella posizione, Berghessio era abbastanza defilato e non era facile infilare un portiere attento come Andanovic, ha sbagliato completamente la conclusione, però bella azione. Asamoah si libera sul sinistro. Sta entrando da quella parte Armero, cambia gioco a Asamoah, buono il controllo di Isla, due dinanzi a lui, il cross in area di rigore, mette fuori Spalli, poi Hiller! Super gol di Hiller! Catania avanti 1-0, Gökhan Hiller, mamma mia che gol, al volo, il secondo in campionato, un super gol di Gökhan Hiller! E qui non c'è niente da fare, tra l'altro di sinistro, non propriamente il suo piede, però un impatto clamoroso sul pallone che gli era stato respinto dalla difesa appunto del Catania. Un Catania che si stava facendo ben vedere, ma questi giocatori di Guidolin hanno tutti le capacità vincenti, non solamente Alexis Sanchez Di Natale, perché Hiller è veramente un centrocampista completo, tra l'altro messo lì nel ruolo di regista che non è propriamente suo, ma lo fa molto bene sia in fase di possesso che quando deve difendere. Non è uno che segna tanti gol, Gökhan Hiller, ma insomma poi se li fa son belli e sono pesanti. Un gol che permette al momento, naturalmente al momento,
all'Udinese di riscavalcare la Lazio portandosi a quota 56, a quota 56 agganciare il Napoli che vi ricordo stasera giocherà il posticipo di questa giornata di Serie A contro Juti. Lo scambio con Augustin. Si è arrabbiato giustamente Armero perché Hill era tentato una cosa stranissima per un giocatore esperto e concreto come lui. Si doveva appoggiare proprio al colombiano. Lodi è salito a sinistra Marchese. Ci pensa su Lodi, vuole un'imbucata centrale, trova Ricchiuti. Palla di ritorno per Lodi che deve girarsi. C'è spazio però, c'è il tempo. Marchese con il sinistro. E il pallone che finisce di pochissimo al lato. Catania vicinissimo al pareggio con Giovanni Marchese al 32esimo minuto. Buono l'inserimento di Lodi che poi ha scaricato bene questa palla e Marchese non gli ha preso proprio l'esterno per farla girare sul secondo palo, ma ha calciato molto bene il terzino sinistro del Catania. Era rimasto completamente sorpreso Handanovic. Comincia il secondo tempo, non ci sono stati cambi rispetto alle formazioni che sono tornate negli spogliatoi circa 15 minuti fa, ma vi ricordo che il Catania ha dovuto cambiare Schelotto infortunatosi con Morimoto. L'Udinese ancora con gli stessi 11, Handanovic in porta, Domizzi, Zapata e Benassia in difesa, poi Isla con Pinzi, Illaer, Asamoah e Armero a centrocampo, davanti Sanchez e Di Natale che tocca adesso il pallone per Pinzi. Benassia, poi ancora il recupera, tra poco chiaramente faremo il riassuntino anche per quanto riguarda la formazione del Catania. Adesso Sanchez che è in fuorigioco, ne approfittiamo. Allora il Catania in campo con Andujar, la difesa prevede a destra Augustin, poi Silvestre, Spolli e Marchese. A centrocampo Carboni con Lodi, quindi Morimoto, Ricchiuti, Gomez e Bergessio. Qui consegna il pallone praticamente sui piedi di Gökhan Iller. Ripropone il suo attacco l'Udinese con Alexis Sanchez. Il cross dall'altra parte a vuoto Marchese, Isla, altro cross che buca tutta l'area di rigore. E alla fine l'Udinese va a guadagnare calcio d'angolo per l'intervento non preciso di Augustin, attaccato da Armero. E tornando Armero, vedi la capacità ormai consolidata di saper aspettare. Ha fatto le prime tre partite, le ho viste. Attenzione Daniele. Il pallone già messo in movimento dall'Udinese, c'è fuori gioco però sugli sviluppi del calcio d'angolo. Uno contro uno. Sanchez da lontano ha provato con il destro. Palla giocabile ancora per il cileno, adesso il suo connazionale Isla, Inler, siamo al limite, palla dentro, Isla! È la parata di Andujar, l'azione più bella dell'Udinese in questo secondo tempo. È vero, tentato di girarla sul secondo palo alta, ma è riuscita una conclusione troppo centrale per impensierire Andujar. Ricchiuti gioca proprio da trequartista in verticale, 15 metri indietro rispetto a Maxi Lopez. Maxi Lopez, eccolo! Gira, ci prova perlomeno a farlo per Giama, sbaglia tutto però. Benassia riavvia l'azione per l'Udinese. Sanchez vuole andare fino in fondo, Sanchez in area di rigore. Sanchez ancora va giù, calcio di rigore. Imprendibile Daniele, imprendibile. Soprattutto per uno alto e abbastanza lento come Spolli. L'ha fatto fuori come bere un bicchiere d'acqua. Eccolo qua, guarda. Qua protegge il pallone, cioè, poi si sì, Marchese netto. In maniera scordinata allunga la gamba. Ma lì era già la anche una spinta con la mano. Sì, ma lì era già una situazione di emergenza, perché la prima cosa è quella importante, il dribbling su Spolli. Poi è dovuto rinvenire Marchese da dietro e ha dovuto commettere fallo. Sanchez è incredibile veramente. Non ha giocato forse la migliore delle sue partite, però quelle due o tre cosette decenti le ha fatte anche oggi. Sì, assolutamente. Adesso il momento direi chiave della partita, perché Di Natale ha la grande chance di raddoppiare il bottino dell'Udinese. Va Di Natale con il destro! Di Natale 25 in campionato, Udinese 2, Catania 0. La squadra di Guidolin mette le ali. Cecchino infallibile, perché guarda sempre il movimento del portiere, gli va da una parte e ha la freddezza e la tecnica necessaria per mettere dalla parte opposta. Molto bravo con l'interno piede, imprendibile per Andujar, che aveva tentato di andare appunto sulla sua sinistra,
ma Di Natale è un fenomeno in queste cose veramente, non per i rigori fatti ma soprattutto per la freddezza in area di rigore. Gol numero 109 con l'Udinese, gol numero 127 in Serie A per Di Natale, che i suoi primi 18 gol in Serie A li ha segnati con la maglia dell'Empoli. Vi dicevo, è a quota 25, gliene mancano soltanto 4 per eguagliare il tetto dei 29 stabilito l'anno scorso. E l'Udinese, pur in un pomeriggio di non Isla, che non arriva. A questo punto Russo credo stia per fischiare la fine della partita, perché i tre di recupero se ne sono andati, e infatti arriva qui il segnale di chiusura al Friuli. L'Udinese di Guidolin batte 2-0 il Catania, si arrampica al terzo posto della classifica aspettando il posticipo tra Napoli e Cagliari a quota 56.